Abbiamo sentito dalle parole di Amilcare Di Giuni il clima e i temi, soprattutto all'ordine del giorno del direttivo nazionale del Sinagi, che si sta svolgendo, anzi ha inizio proprio in questi minuti a Roma, a due passi dalla sede del sindacato nazionale, il Sinagi di via Gregorio VII. Allora, cambiamo subito argomento, anche se restiamo nell'ambito sindacale. Siamo in collegamento con Andrea Edicolante di Rieti. Buongiorno, buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno. Allora, stiamo facendo il giro delle edicole di Rieti in questi giorni, per tutta la settimana. Poi avremo con noi Simeoni al venerdì prossimo. E, ieri abbiamo avuto una simpatica presenza, devo dire. Sara, giovanissima e già mamma, edicolante di Rieti del centro città, mi sembra di capire. Andrea, invece, la tua edicola dove si trova? La mia edicola si trova vicino all'ospedale, quindi un poco fuori Rieti, diciamo un po' in periferia, quindi è l'edicola proprio legata all'ospedale Reatino, che è l'unico ospedale della provincia, cioè no, l'unico ospedale della città di Rieti, scusate. Prego, prego. Un'ottima edicola, non posso lamentarmi riguardo, diciamo, a un buon lavoro, soprattutto la mattina, e sicuramente negli anni sono cambiate un bel po' di cose, almeno qua intorno, qua nella zona. Da quanto tempo sei edicolante? Sono edicolante da 13 anni, proprio a gennaio 2004 ho preso queste edicole. Venivi da un altro lavoro? No, venivo da degli studi, ho i miei genitori che hanno un market, quindi sicuramente ero abituato, alfabetizzato al commercio. Sicuramente al commercio, però sicuramente l'edicola è proprio un altro campo, tra virgolette, rispetto a qualsiasi altro commercio al dettaglio, ecco. Sorprese ne hai avute, cioè, come dire, visto che hai fatto comunque un po' di studi, è un mondo che ti ha sorpreso parecchio, ti sei subito adattato, com'è andata? No, devo dire la verità, mi sono subito adattato, fortunatamente, perché, ripeto, essendo comunque abituato al commercio con la clientela, magari il rapporto col cliente, sicuramente questo ha facilitato l'entrata in questo mondo, che trattandosi comunque di un commercio particolare, perché non abbiamo, tra virgolette, rischi di prodotti invenduti, non avendo magari
Ecco, avendo il gioco del reso, sicuramente inizialmente è abbastanza facile come gestione per chi ha magari un'esperienza a trattare con i clienti. Poi sicuramente parliamo di un campo che negli anni, evolvendo, magari ha trovato un po' di crisi, Ma come infatti si la suol dire. tua testimonianza è preziosa perché rifacendo due conti, tu hai preso l'edicola in un momento, diciamo, di vele Sì, abbastanza infatti, sì. gonfie, poi invece ti sei fatto tutto il periodo duro della crisi e adesso, E insomma, si tuttora. tratta, ecco, tuttora, ma si tratta di uscire, nel senso che nel mentre non c'è stata soltanto una riduzione delle vendite, c'è stata la crisi di un modello della vecchia edicola e quindi soprattutto. Sì, sicuramente io ho viaggiato proprio tra virgolette, con il passaggio che adesso stiamo attraversando tra il digitale e il cartaceo, in cui il cartaceo ancora tirava bene negli anni tra il 2004, diciamo, fino agli anni 2008, 2000, anche 2009, diciamo, il cartaceo ancora era importante per l'informazione. Mentre poi piano piano dal 2010-2011 dobbiamo constatare questo, tra virgolette, declino che però, che devo dire, nel senso. No, l'avrai fatto un tuo ragionamento, sono sicuro. Sì, no, nel senso che è un mondo particolare, quindi. Avevamo un grosso introito, soprattutto anche con i vari inserti, tra il 2006 e il 2007, se ricordiamo bene, le edicole erano quelle che vendevano più libri e più DVD di ogni altro Punto vendita, negozio, certo. punto vendita, perché c'erano grossi picchi, soprattutto i DVD. Chiaramente, sfruttando quella situazione, magari ci siamo un po' aggrogliolati, ci siamo un po'. Magari avevamo visto questo commercio che continuava a crescere e, tra virgolette, abbiamo un po' preso sotto gamba anche gli stessi editori, credo, perché anche loro chiaramente gli introiti erano diversi. Quindi hanno preso un po' sotto gamba quel periodo lì, pensando che continuasse così o comunque avesse ancora una buona spinta l'inserto interno al giornale. Poi invece c'è stato il tracollo, perché dobbiamo parlare di un tracollo, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni Sì, l'inserto di vendite soprattutto. si è trasformato in qualcos'altro, questo va detto, no? E da qui si è aperta, diciamo, una specie di valanga di prodotti di tutti i generi che di fatto però hanno dimostrato una mancanza di idee. E cioè a dire, gli editori, come giustamente hai accennato tu, avevano preso molto sul serio, quei picchi positivi di mercato, hanno insistito, poi però in realtà sono rimaste le scartine che continuano ad intasare molto il mercato. E quello magari è stato. Ed è stato un impantanamento, cioè non si riesce più a uscire da quella situazione con una nuova direzione e delle nuove idee. È questo di cui volevo ragionare con te, cioè la crisi di un sistema che vedeva nell'editore il punto centrale e che oggi non è più sostenibile perché appunto l'editoria sembra aver perso idee e spunti, anche se per esempio come ci racconta l'Espresso si andrà verso un riequilibrio tra cartaceo e online, ma insomma sono tempi da venire. Quello, diciamo, si troverà sicuramente un equilibrio, però parliamo sempre di una minor fruizione da parte dei clienti dei prodotti. Quindi comunque, pare brutto dirlo, ma noi dovremmo essere sempre di meno, diciamo, le regole, perché non è, è un rischio questo. Però se il prodotto comunque lo hai un po' dappertutto,
come magari prodotti che loro, che gli editori ci, tra virgolette, propinano con, attraverso dei giochetti, diciamo, Sì. in cui riescono a vendere tramite un libricino anche inesistente, anche dei prodotti che però poi sono presenti nel commercio anche in tutti gli altri punti vendita. Sì. Non si riuscirà mai magari a sopperire con quei prodotti alla mancanza che avremo di vendite, ecco, del cartaceo quotidiano, che quindi comunque le edicole in sofferenza si continueranno ad essere finché uno non riuscirà, magari per quelli che possono, a seconda dei posti, che diversifichino. Sicuramente la diversificazione, il fatto di aprire il commercio dell'edicola ad altri prodotti, quindi spostandosi da altri fornitori che comunque gli permettono di avere dei prodotti a un prezzo più conveniente, è sicuramente un bene per noi, però a quel punto non parliamo di un'altra cosa, nel senso che diventiamo commercianti per quei prodotti e continuiamo a essere edicole soltanto per i prodotti editoriali. Certo, Gli dunque. editori non li vedo, cioè, non credo che anche loro sono in difficoltà in questo momento, perché sì, è vero, ci avranno le loro colpe, però comunque sono sempre in difficoltà perché anche per loro adesso è difficile, diciamo, prendere quel prodotto che vende, cioè, o comunque capire quel prodotto che ancora vende o che ancora tira all'interno di un punto vendita come un'edicola. No, no, ma per carità, tu hai ragione da questo punto di vista. La critica che facciamo spesso da questi microfoni è che il sistema nel suo complesso manca di concertazione. E cioè sembra un po' un serpente diviso in tante piccole parti. Non riesce più ad esibire un movimento armonico, per quanto piccolo, ma comunque un movimento armonico, quindi non riesce ad affrontare i nodi. Io porto sempre un esempio importante, quello per esempio di ricreare le condizioni di attrattiva per riportare i giovani in edicola. Credo che sia uno sforzo comune questo, una sfida che si vince tutti insieme, gli edicolanti cercando un diverso radicamento nel territorio, gli editori facendo proposte particolari, i distributori utilizzando magari un sistema di distribuzione un po' più moderno. Senti, io avrei voluto Però chiedere. parliamo sempre di cose, cioè, nel senso che siamo in ritardo, è quello il problema, secondo me. Quello è il più grande problema, perché siamo andati sempre un po' più in là a tirarci le cose. Anche il sistema di informatizzazione, che poteva essere un'ottima cosa, per esempio, sia per gli editori per ridurre i costi, magari di surplus che, di spese che comunque stampavano come gli pareva, con rese abnormi, senza motivo, diciamo che comunque sono costi quelli, sia per noi che per loro, perché i conti giri, i rapporti e tutto quanto, quindi, Emma. cioè, quindi nel senso che il sistema, per esempio, di informatizzazione doveva essere un punto che regolava un po' le quantità, diciamo, che dava un'idea delle quantità. Questo, per esempio, ancora è lungo, beh, ancora magari ci sono punti che non sono informatizzati, per esempio, cioè siamo in ritardo, ecco, siamo Come molto in categoria, ritardo. certamente, certo, no, no, come categoria. Però non do una colpa, chiaramente il sistema di informatizzazione doveva essere una cosa coesa, perché non è che dovevamo farlo noi, dovevamo magari aiutare a farlo, però chi lo doveva fare erano gli editori, Certo. secondo parer mio, eh. Poi Appunto, un altro esempio di come uno spirito forse concertativo avrebbe aiutato alcuni processi, se non altro ad essere più veloci e più uniformi in tutta la filiera. No, ma per esempio, pensa alla follia di alcuni distributori che fanno pagare no, quella è pura l'informativa. follia. Ecco, Pura l'informativa. follia il fatto di far pagare, secondo me, un programma di gestionale, soprattutto perché comunque serve a loro, cioè, nel senso, ci guadagnano, tra virgolette, loro con una buona gestione, con una buona, diciamo, equilibrano molto magari
le varie forniture in questo modo, cioè, e lo fanno.